Ciao a tutti, sono il dottor Toutari e con Black and White TV abbiamo deciso di proporvi una nuova rubrica che vi porterà un appuntamento ogni 2 settimane in cui vi parleremo di medicina. Oggi partiamo con il primo episodio, un argomento al giorno d'oggi molto discusso e molto interessante, ovvero il vaccino anti-Covid. Ok, abbiamo capito tutti che il vaccino va fatto, che fa bene, che ci aiuterà a superare la pandemia. Ma come potreste difendervi nel momento in cui doveste incontrare una persona che ha delle idee un po' complottiste, che cerca di convincervi riguardo alla sua non funzionalità o addirittura pericolosità? Eccovi un riassunto in 5 punti per spiegarvi in brevi passaggi come funziona il vaccino ad mRNA contro il virus SARS-CoV-2, ovvero l'agente causale della malattia Covid-19. Punto numero 1. Il vaccino viene iniettato all'interno del muscolo deltoide, ovvero il muscolo della spalla, destra o sinistra è indifferente. Niente 5G, metalli particolari, feti frullati, nulla di tutto questo. Quello che vi viene iniettato è il semplice vaccino insieme ai suoi eccipienti, ovvero delle sostanze che hanno la funzionalità di amplificare la reazione legata al vaccino e di migliorarne il funzionamento, rendendolo più sicuro ed efficace. Punto numero 2. A questo punto l'mRNA contenuto all'interno del vaccino, tramite degli appositi meccanismi di trasporto, entra all'interno delle nostre cellule, che lo utilizzano per produrre la proteina Spike, una proteina specifica del coronavirus, il quale la utilizza per entrare all'interno del nostro corpo. Importante ricordarsi una cosa, l'mRNA entra nelle nostre cellule ma non all'interno del nucleo, quindi non interagisce in alcuna maniera con il nostro DNA, non genera mutazioni e purtroppo non diventeremo tartarughe ninja. Punto numero 3. Una volta prodotta la proteina Spike, questa viene individuata da delle cellule contenute all'interno della spalla e in generale in tutto il nostro corpo, deputate proprio al riconoscimento di ciò che è estraneo al nostro corpo stesso. Queste cellule si chiamano Antigen Presenting Cells e sono delle cellule di sorveglianza che individuano la proteina Spike, riconoscono che non fa parte del nostro corpo e la presentano ai nostri linfociti, ovvero dei globuli bianchi specifici che hanno la capacità di generare una memoria immunitaria. Punto numero 4. A questo punto una specifica tipologia di linfociti, ovvero i linfociti B, iniziano a elaborare la proteina Spike e produrre contro di essa degli anticorpi che finiscono nel nostro circolo, che sono praticamente, per rendervi l'idea, gli omini bianchi di esplorando il corpo umano, e ci preparano, diciamo, ad una difesa pronta contro un eventuale coronavirus che dovesse entrare nel nostro corpo. Contemporaneamente avrà inizio nella nostra spalla una reazione infiammatoria contro la proteina Spike, dalla quale derivano i classici dolorini alla spalla dopo l'iniezione. Punto numero 5, ultimo punto. Una volta che questo meccanismo si attiva, sarà necessario utilizzare una dose di richiamo specifica per questi vaccini ad mRNA, la quale permette a tutto questo sistema di non spegnersi da solo dopo un determinato tempo. La dose di solito viene somministrata dopo circa un mesetto, 3-4 settimane a seconda della tipologia di vaccino, e permette quindi al corpo di prolungare la sua memoria immunitaria, in maniera da essere sempre pronto a contrastare un eventuale coronavirus che dovesse incontrare durante la sua vita. Ora che il vaccino anti-Covid non ha più segreti per voi, siete pronti a difendere a spada tratta la scienza e i suoi misteri. Vi ricordiamo però che questo video ha solamente uno scopo educativo e riassuntivo, quindi per qualsiasi dubbio o curiosità siete comunque esortati a sentire il vostro medico di fiducia per approfondimenti. Noi ci vediamo alla prossima puntata con Covid e salute mentale. Per approfondimenti potete trovarci sui nostri canali Facebook, Instagram e YouTube o sulla nostra casella di posta elettronica info@blackandwhitestudiotv.com. Altrimenti potete seguirmi sulla mia pagina Instagram personale toutari.anas e mi raccomando, state con noi!